Ciao a tutti, siamo Filippo e Nadia di Posti nel Mondo e oggi vi portiamo ad Arenzano. Arenzano, per chi non lo sapesse, è un paesino sulla costa ligure tra Genova e Savona ed è anche dove abito io. E come tutti i paesini della costa ligure è prettamente una meta turistica balneare, ma Arenzano offre molto di più. La cosa bella di Arenzano è che è un paesino incastrato praticamente tra il mare e i monti. E infatti in soli 5 minuti puoi essere qui o qui. Ed è proprio da qui che iniziamo a farvi vedere le bellezze di Arenzano, ovvero dai monti, dai suoi monti. Non è la prima volta che vi portiamo qua, perché già l'anno scorso, a settembre, Filippo ha partecipato alla Mare Monti, che è questa marcia internazionale che si svolge ogni anno, il secondo weekend di settembre, e che appunto è una marcia. Parte dal mare, ovviamente, arriva fino ai 1185 metri sul livello del mare. Questi sentieri sono molto adatti per delle bellissime passeggiate, delle bellissime camminate sui monti, ma anche per andarci in mountain bike. Però se non siete biker troppo esperti, vi consigliamo di farvi una pedalata sul lungomare De André. Questa passeggiata è stata ricavata dove una volta correvano i binari della ferrovia e collega Arenzano fino a Varazze passando per Cogoleto. Dopo una bellissima passeggiatina in bici abbiamo deciso di prenderci un po' di fresco e rilassarci un attimo. Esatto, qui all'ombra del parco Villa Negrotto Cambiaso, per tutti il parco, che è uno dei parchi, dei due parchi che c'è qua ad Arenzano. In questo parco potete trovare anche tanti animaletti. Ci sono le oche, ci sono i cini, ci sono i germani, ci sono anche coniglietti che però sono nascosti ora. Le tartarughine. Ma soprattutto ci sono i pavoni e ce n'è uno sopra di noi, non so se si vede. E questa è Villa Figoli, dove d'estate, soprattutto nelle sere d'estate, ci sono gli spettacoli e gli eventi. Ora abbiamo pedalato, abbiamo camminato sui monti, siamo riposati, abbiamo preso un po' di fresco, ora non ci resta che un bel bagno in mare. Qua ad Arenzano possiamo trovare sia gli stabilimenti balneari che alcuni tratti di spiaggia libera. Praticamente una soluzione per ogni gusto. La sera ci siamo spostati dal mare e siamo al fresco al Curlo a mangiarci una pizza. Fatto, buon appetito! Noi ci
siamo mangiati la nostra buona pizzetta qua al fresco e tra poco scendiamo di nuovo in paese. Sì, è venuta, ormai come vedete è venuta notte, ci stiamo illuminando con le torce dei cellulari e stasera poi andremo in paese, giù in centro, perché ci sarà la Notte Bianca, che è uno dei tanti eventi di Arenzano. Infatti, estivi di Arenzano, estivi, sì. Sì, specialmente d'estate, Arenzano è ricca di eventi e che si possono trovare su internet, ovviamente sul sito arenzanoturismo.it. Grazie ancora.